beh, insomma, tre prove dalla fine del campionato italiano, insomma, è una posizione piuttosto prestigiosa quella che avete raggiunto fino adesso. Sì, sicuramente siamo molto contenti, molto al di sopra delle nostre aspettative, ma comunque la barca c'è, l'equipaggio è fantastico, siamo gasati da morire, cercheremo di tenere duro fino all'ultimo. Cos'è che sta andando bene? Cioè, è una serie positiva o insomma, scelte tattiche, conduzione della barca? Ma l'equipaggio all'inizio di questa stagione era nuovo, per cui le prime prove della Volvo Cup sono state per noi un momento di assestamento. Oggi e le altre giornate appena passate andavamo di velocità, la tattica di mio fratello Daniele era perfetta, l'equipaggio era gasatissimo e non si è sbagliato quasi niente, cioè, siamo veramente in canna. Tra l'altro oggi, se non sbaglio, è stata la terza prova il vostro capolavoro. Sì, siamo in continuo miglioramento, alla fine della terza prova di oggi eravamo anche primi. Ovviamente è molto difficile tenere quella posizione quando dietro attaccati c'hai personaggi come Favini e Bressani, però alla fine siamo riusciti a concludere comunque quarti dopo una prova veramente difficile, noi siamo contentissimi. E a condividere anche una birra con l'equipaggio di Blue Moon, che insomma ho visto che ha preso birra per tutti oggi. Esatto, si vede che era contento anche lui e ha voluto festeggiare con noi, visto che sullo sponsor noi abbiamo Nava e il suo supporto è Tiziano Nava. Siamo diventati amici con questo campionato e speriamo che continui così, stare vicini. E adesso cosa si fa per rimanere dove si è fino a domani sera? Si stringe tutto quello che si ha, si incrociano tutte le dita e si continua a fare quello che si è fatto fino adesso, che è tutto perfetto per noi. E quindi in bocca al lupo. Grazie, Crepi.